Ciao ragazzi, sono Andy Stuck del KK Team. Come al solito, questo è il mio secondo video commentary, diciamo da solo. Questo non è live. Mi chiedete perché non l'ho fatto live? C'è solo un motivo: non c'avevo voglia. Semplicemente questo. No, vabbè, adesso a parte gli scherzi, non l'ho fatto live perché mi sono reso conto che è molto 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 difficile giocare e parlare di cose sensate allo stesso tempo. Diciamo che nell'altro commento più o meno ci sono riuscito, però è veramente difficile. Quindi io ho detto, proviamo a fare un video, ovviamente di una partita allucinante, perché questa, ragazzi, ho fatto uno schifo allucinante, veramente. Mi vergogno di me stesso. Guarda questo. Questo l'ho voltato in uno. Vabbè, quickscope. Lasciamo perdere. E ho fatto una strage in questa partita. Adesso poi non vi spoilerò il risultato, vedrete. Una strage. Niente, tra le cose che io volevo dire in questo commentary, perché ovviamente non parlerò solo di Uncharted. Diventa poi noioso. Volevo parlare ovviamente del walkthrough, perché io vi avevo anticipato nello scorso walkthrough, cioè, cazzo dico, nello scorso commentary, che avrei fatto sicuramente un walkthrough, o più walkthrough, ancora da decidere. Io vi dico l'idea che mi era venuta in mente sul walkthrough, sul gioco per cui avrei fatto il walkthrough, e ve lo anticipo. Non avrei voluto anticiparvelo, avrei voluto sbatterlo direttamente su YouTube e vaffanculo e poi sentirmi tutti gli insulti del caso. Però io ve lo dico lo stesso, perché almeno mi rendo conto se a voi può interessare o meno. Io volevo fare il walkthrough di Heavy Rain. Io non so se voi conoscete questo gioco, ragazzi, se non lo conoscete vergognatevi. No, vabbè, a parte gli scherzi. Scherzo, ovviamente. Se non lo conoscete, dovete assolutamente comprarlo. Come Uncharted 2, che spero abbiate comprato, vero? Perché nell'altro walkthrough, l'ho fatto il 4 giugno, il 5 giugno, non mi ricordo più. Sono passati già 5 giorni, quindi io spero che voi l'abbiate comprato sto gioco, perché è assurdo. Lo spero proprio. Ma io faccio anche pubblicità alla Naughty Dog, tra l'altro. A me cosa mi dà? Guarda qua quante ne ho ciccate. Lasciamo perdere. Faccio anche pubblicità alla Naughty Dog, ma Naughty Dog cosa mi riconosce? Niente, come al solito. Tornando al discorso di prima, Heavy Rain è un giocone, ragazzi. Cioè, è assurdo. È il secondo miglior gioco su PlayStation 3, dopo Uncharted 2, ovviamente. Se non lo conoscete, è un gioco fatto interamente in real time. Praticamente, diciamo che non è che tu praticamente controlli il personaggio. Assolutamente no. Tu praticamente interagisci diciamo con il gioco, che tra l'altro è un thriller, quindi sembra di vedere un film. È una cosa stranissima, ragazzi, è veramente allucinante. Se non lo conoscete, veramente dovete provarlo. È un'esperienza unica ed è un gioco totalmente diverso da quelli che voi abbiate mai visto. Perché non saprei neanche definire il genere di questo gioco, perché non ha un gameplay. Cioè, tu interagisci semplicemente cliccando i tasti del controller. Quindi in base ai tasti che clicchi, ovviamente vai a cambiare il gioco nell'insieme. Oltretutto, questo gioco è particolare perché è uno di quei pochi giochi che ha i finali diversi. Io non so se riesco a spiegarmi, ma praticamente in base alle vostre scelte, quindi alle scelte dei vostri personaggi, il gioco cambierà ed è allucinante, perché voi pensate, per uno sviluppatore, creare un gioco del genere dove in base a ogni scelta il gioco può cambiare, quindi ogni minima scelta può cambiare le sorti anche del personaggio. Allora, praticamente voi impersonerete quattro, quindi avrete quattro personaggi. Qua ci ho provato a fare il quickscope, ma non ci sono riuscito. Ci ho provato. E minchia, che schifo che faccio questa pistola pompa. Lasciamo perdere. Praticamente impersonerete quattro tizi, praticamente.
Ethan Mars, che è il padre di due bambini, aveva una normalissima famiglia, poi è successo un disastro che adesso non vi voglio spoilerare ovviamente. Poi impersonerete, si dice così? Vabbè, comunque, impersonerete Madison, che è una giornalista, che poi conoscerà ovviamente Ethan, non vi spiego anche qui il motivo perché sennò andrei a spoilerarvi tutto. Che boltato fatto! Madonna, madonna, una strage. Madre, madonna santa, lasciamo perdere. Poi impersonerete un agente dell'FBI. E neanche qui vi dico il motivo per il quale c'è un agente dell'FBI. Vabbè, è un thriller, vi ho detto, quindi ovviamente ci sarà qualcuno. E infine impersonerete un detective. Ed è spettacolare questo gioco, ragazzi. È veramente una cosa da provare assolutamente. E io avevo voglia, avevo intenzione, considerato che ci rigiocherei molto volentieri. Ah, tenete presente che ho preso il platino. Quindi vi dico già solo questo. Io platini, ragazzi, ne ho tipo 12, di cui, quindi non sono pochi, però non sono neanche tantissimi. Ne ho tipo 12. E li prendo solo dei giochi che ci tengo veramente. Non me ne frega un cazzo di giocare a giochi a caso completamente. No, io di platini adesso non mi ricordo. Non me li ricordo tutti i giochi. Però sicuramente Uncharted 1, 2, 3, Heavy Rain, Final Fantasy 13. Ebbene sì, Final Fantasy 13. Perché se lo stesse chiedendo, sì, sono un pazzo, ho preso il platino, non mi chiedete come. Final Fantasy 13 2, che è anche molto più semplice come platino da prendere, e poi altri giochi che vabbè adesso non vi sto a raccontare, anche perché non me li ricordo, quindi non saprei dire, non saprei proprio dirvi. Poi altra cosa importante, quindi io avevo intenzione di fare questo commentary di Eviren, quindi probabilmente pubblicherò a breve il primo video. Ovviamente commentate assolutamente sotto questo video. Cosa ne pensate? Se pensate che sia una buona idea, se non me ne frega un cazzo, ditemelo. Non me ne frega un cazzo. Boh, non farlo. Secondo me non conviene farlo. Beh, scrivetemelo. Secondo me invece è una figata. Scrivetemi anche questo, perché è molto importante. Cioè, io devo capire, non posso fare un commento se poi non è apprezzato. Cioè, io voglio condividere con voi i migliori giochi secondo il mio parere a cui abbia mai giocato. Ah, ragazzi, un'ultima cosa prima che finisca questo video. Ebbene sì, poi vi lascio. Mi arriverà la scheda di acquisizione, quindi inizierò a registrare io. Ok, ragazzi, perché questo è un macello, non avete idea. Io sto continuando a mandare i video a Gianlu che me li monta e non ha un cazzo senso. Boh, con questo detto ciò, qua finisce il mio video, spero sia venuto bene, mettete mi piace, non mi piace, fate il cazzo che volete. Ciao!